Grazie al dottor Carli per la eh, vicinanza, l'interesse da parte dell'amministrazione, davvero per noi importante, è una ragione in più per lavorare su questi temi. Dottoressa Ferradini. Io sarò certamente più breve, innanzitutto sono io a ringraziare voi anche perché la mia storia nasce qua, in questa università, anche perché i miei genitori che sono sono qua e sono conosciuti anche loro qua, quindi era, ma non stai, no, no ha fatto a posto, va bene, sì. no, per capire. Eh, innanzitutto veramente grazie e ringrazio anche io voi per la presenza anche un po' faticosa magari per la giornata, anche se io trovo che sia bellissima Milano in imbiancata. Eh, a guardare i risultati di, del lavoro svolto, che ho avuto il privilegio di poter guardare in anteprima, eh, L'elemento che io trovo eh, chiave è questo. Noi, come genitori, come adulti, nel rapporto con i figli in qualche modo ci sentiamo in dovere di avvicinare i figli e di educarli. In questo caso di educarli all'uso consapevole delle tecnologie. Il punto è che c'è veramente un divario, cioè noi come adulti non siamo pronti a educare i nostri figli, cioè. Perché l'adulto ha questo diritto o ha questo privilegio di poter educare? Perché ha una maturità che nasce dall'esperienza. Quindi noi sappiamo insegnare ai nostri figli ad attraversare la strada perché abbiamo imparato a riconoscere il rischio che c'è nell'attraversare distrattamente una strada. Ma noi come adulti conosciamo Internet? Cioè sappiamo che cos'è lo strumento che stiamo offrendo? Chi mi conosce sa che mia madre e mio nipote sono i due personaggi chiave no, nella mia esperienza verso il digital divide e colmare questo digital divide, no? il nipote di 10 anni e la mamma ne ha 25, mia madre, 26 credo quest'anno. Quello che a me ha colpito eh, è stato il fatto che mia madre si è preoccupata dell'utilizzo, dell'ipotesi del, dell di regalare a mio nipote, che poi ovviamente ha ricevuto viziatissimo un computer, ma non si era preoccupata del telefono. Perché? Perché non aveva consapevolezza che negli ultimi due o tre anni il telefono non è più soltanto uno strumento di comunicazione verbale o di sms, ma è uno strumento di accesso al mondo di Internet. Adesso mia madre è munita di uno smartphone che va avanti declamando davanti alle sue amiche. Se, se li vedete erano gli unici due eh, persone giovani in questa sala che usavano lo smartphone, completamente alienate, non hanno visto niente, neanche la figlia che entrava. Perché erano connessi a Internet stabili. Se, vi prego di alzare la mano perché, e di testimoniare <ride> con i vostri smartphone. <ride> e, però è questo. Allora, noi adulti abbiamo il dovere, nella relazione con, con i fanciulli, con i bambini, di imparare che cos'è Internet e soprattutto di renderci conto che Internet è uno strumento che Veicola dei contenuti, questi, ve, ve, questi contenuti possono essere buoni o cattivi esattamente come può essere buona o cattiva la relazione con altri adulti. Allora, quello che un tempo era il mio bighellonare, che purtroppo in realtà avendo una mamma profia, non ho potuto troppo bighellonare nella vita né, nella mia infanzia, ma il bighellonare dei ragazzi è oggi il bighellonare su internet. Non si bighellona più per le strade, ma si bighellona su internet. Fa parte della loro formazione. Anche, e della loro formazione da parte nostra di adulti, accettare il rischio che c'è nel bighellonare, il rischio che c'è nel fargli attraversare la strada. Ma è nostro dovere, prima di tutto, sapere che cosa significa attraversare una strada. E questo, queste analisi, in realtà, sono fondamentali per noi, anche come impresa, oltre che come fondazione, perché Perché ci permettono di capire: è inutile, come dire, non è che siamo soltanto eh, come dire, mecenati, no? per noi è importante capire che strumenti diamo alle famiglie e quindi in che modo noi possiamo colmare quella, eh, quella fatica che noi adulti per primi abbiamo nel capire una nuova realtà, perché noi siamo di fronte probabilmente a un salto, fatemi dire, quantico, perché veramente se nel 1995 il telefono ha sostituito quello mobile, non ha sostituito il telefono... Delle macchine, no? Che era sempre un grande privilegio avere il telefono in macchina. Io mi ricorderò sempre mio padre che si è comprato il primo smartphone, il primo telefono, scusate, e mi sembrava però un po' una, un declassamento sociale perché no, non voleva più quello da macchina, no? Mi sembrava un poco chic, no? Invece poi lui aveva intuito la rivoluzione. Allora, nel 95 noi parlavamo. Nel 2010, nel 2011, noi facciamo tutto col telefono, ma questo è accaduto negli ultimi due o tre anni. È accaduto negli ultimi due o tre anni. Ieri abbiamo avuto, abbiamo avuto il privilegio di vedere delle analisi ehm, sui comportamenti merceologici no, dei nostri clienti nel periodo eh, natalizio. È tutto in decrescita, eccetto un solo dato: l'acquisto degli smartphone, cioè dei telefoni intelligenti. Quanti di voi hanno un telefono smartphone? Allora, facciamo il contrario, chi non ce l'ha, papà chiaramente lo tira su, eccolo. <ride> però è fondamentale, è fondamentale avere accesso a questo strumento, è fondamentale è veramente fondamentale, perché ha ragione uno, uno dei risultati di de, dell'analisi dice che il 55% dei nostri, figli, dei nostri figli accede a, al, a internet dal letto, dalla camera da letto, cioè in un luogo estremamente intimo quindi o noi facciamo la loro stessa esperienza e conosciamo e impariamo noi a attraversare queste strade digitali ed educare loro ad attraversare Coraggiosamente, sapientemente queste strade digitali, oppure noi rimarremo indietro i nostri figli faranno un pezzo di strada da soli. Quindi è fondamentale. Peraltro, io poi, con interesse, ho sentito il suo intervento perché penso che potremo fare eh, come fondazione, come impresa, qualcosa insieme come a livello esperienziale. Grazie. Grazie. Come si sarà capito, eh... Siamo eh, eh, qui per ragionare su una ricerca che ha messo al centro un app eh, di ultima generazione, ma in realtà parliamo di educazione. Il vero cuore della mattinata sarà questo, quindi, grazie ancora per queste testimonianze. After. Funziona, sì, hai già svelato l'assassino prima ancora di arrivare alle conclusioni. Eh, prima di entrare nel vivo della ricerca, permettetemi ancora di, di sottolineare appunto che questo è un lavoro condiviso con Barbara Scifo, con cui appunto abbiamo condiviso le fatiche, le gioie, il divertimento anche di, di questa ricerca. Una ricerca che ehm, è una ricerca qualitativa di, di carattere esplorativo che ha coinvolto. Eh, tre focus group eh, di eh, genitori eh, i cui figli hanno un'età compresa fra i 10 e i 14 anni quindi stiamo parlando di eh, preadolescenti e che sono possessori di, di smartphone alcuni di loro sono eh, favorevoli ad utilizzare e a sperimentare degli strumenti eh, tecnologici di protezione della, della navigazione dei loro figli come parental control eh, altri invece erano più resistenti e abbiamo sentito anche il parere dei ragazzi perché vedremo appunto ehm, come eh, le strategie di mediazione con cui i genitori eh, cercano appunto di, di, di regolare, di proteggere l'uso di Internet da parte dei loro figli si radichino fortemente eh, innanzitutto nella relazione genitori-figli stessa, ma poi appunto nelle percezioni, eh, eh, nell'esperienza d'uso delle nuove tecnologie, ma anche eh, fondamentalmente nella percezione del loro ruolo come genitori. E vedremo appunto che si mobilitano anche stereotipi, interessanti sul ruolo della mamma e dei papà e eh, sulle differenze di genere. Ma andiamo con ordine, vediamo appunto ehm, che cosa rappresenta lo smartphone all'interno eh, delle famiglie italiane nella percezione dei genitori. Lo smartphone viene percepito come un elemento ormai indispensabile del corredo tecnologico dei figli, una cosa che non si può non dare ai propri figli, anche perché apre l'accesso a un mondo, eh, il mondo di Internet, che è un mondo di, di risorse, di conoscenze, quindi non soltanto uno strumento di carattere ludico e eh, relazionale, ma una potenziale risorsa educativa, che però i genitori sanno bene <ride> che i figli vivono eh, invece prevalentemente come eh, strumento di intrattenimento, eh, per cui si dedicano principalmente a usi di carattere ludico o eh, relazionale. Ehm, lo smartphone poi eredita la caratteristica principale eh, dei cellulari nella relazione genitori-figli, che è quella appunto della percezione di sicurezza. Lo smartphone è un, un nuovo, eh, una nuova versione del guinzaglio elettronico che permette ai genitori di eh, tenere costantemente monitorati gli spostamenti del, dei figli durante eh, la giornata e, e, e le loro attività. Ehm, però ha anche eh, la eh, connotazione negativa di uno strumento che eh, è potenzialmente in grado di creare dipendenza. <ride> e in termini sia eh, intensivi che estensivi, cosa significa? Che da un lato eh, c'è eh, la preoccupazione che i ragazzi eh, passino troppo tempo sul loro smartphone. E dall'altro la preoccupazione è che eh, l'uso di questi strumenti sia troppo immersivo, cioè che li isoli dalla realtà circostante, si perdono appunto eh, nei loro giochi, nella navigazione e eh, non hanno più eh, la percezione della realtà. E quindi, eh, ritornando alla, alla prevalenza e eh, al predominio di questi usi di carattere ludico e strumentale, la preoccupazione è che, in fin dei conti, eh, l'internet che eh, i ragazzi hanno a disposizione dal cellulare sia eh, un internet limitato, ridotto a certi usi eh, di carattere eh, un po' eh, stereotipato. Infine, eh, una. Eh, contraddizione, un'ambivalenza degli smartphone è eh, l'idea appunto che si eh, ereditino dal mondo internet sia le opportunità che i rischi per cui i genitori hanno la percezione di alcuni rischi connessi all'accesso di Internet e soprattutto all'accesso di Internet in mobilità, perché come si diceva prima è un accesso fortemente privatizzato e che può accadere anche eh, senza eh, la, la vicinanza e la supervisione di un adulto. Eh, parliamo dei rischi legati soprattutto all'esposizione a contenuti inappropriati, eh, materiale pornografico, ma anche contenuti eh, molto di carattere violento, eh, razzismo e via dicendo. Eh, cioè, eh, una preoccupazione eh, di carattere eh, mh, relativa appunto a contatti e a interazioni potenzialmente pericolosi, quindi eh, una preoccupazione relativa alle potenzialità di adescamento. C'è poi eh, una percezione anche dei figli non soltanto come vittime dei rischi della rete, ma spesso come attori, come protagonisti eh, di eh, comunicazioni rischiose. Ad esempio il sexting, per cui eh, i, i ragazzi e gli adolescenti che si scambiano messaggi a contenuto sessuale eh, attivamente, non soltanto eh, ricevendoli. E infine ehm, la percezione della, eh, del pericolo di una violazione dei dati personali, ehm, che viene chiamato in inglese come frape eh, da Facebook Rape, eh, c'è cioè l'idea, eh, cioè la pratica <ride> purtroppo, che, che spesso i, i ragazzi si dimenticano di fare il logout eh, da Facebook quando usano un uh, computer condiviso e quindi può capitare che eh, qualcuno che passa di lì eh, si impossessi del loro profilo. E, eh, Usi impropriamente eh, il loro, la loro pagina eh, personale. Quindi i genitori sono abbastanza consapevoli dei, dei rischi di Internet, molto meno lo sono i ragazzi, per cui i rischi eh, prevalenti principali sono i virus e i rischi di carattere commerciale, cioè l'idea di essere vittima di quei servizi in abbonamento, eh, i messaggi con le suonerie e via dicendo. Poi, appunto, eh, c'è la percezione di un divario, come si diceva prima, fra eh, i genitori e i loro figli, che eh, si eh, esprime da un lato sotto forma di inadeguatezza, soprattutto da parte delle mamme. Io mi sento eh, inadeguata, mi sento un po' imbranata, so che eh, io ho bisogno di lui per usare al meglio il mio smartphone e lui non ha bisogno di me e dall'altro con eh, il riconoscimento di una maggiore eh, facilità di apprendimento di, di questi nuovi strumenti, eh, soprattutto ne, nell'uso delle, eh, delle loro funzionalità. E, e quindi eh, questa maggiore eh, esperienza e facilità d'uso eh, proprio dei figli, a cui però non corrisponde, e di questo i genitori sono consapevoli, eh, una eh, consapevolezza critica nell'uso eh, e quindi una responsabilità anche nell'uso delle nuove tecnologie. Ad esempio eh, l'incapacità di eh, proteggersi al meglio, di gestire la propria privacy e la propria reputazione online. Eh, ad esempio l'incapacità di eh, settare il proprio profilo Facebook come profilo privato e di lasciarlo libero perché appunto non c'è eh, sufficiente eh, consapevolezza da parte dei ragazzi su, su certi temi. E infine, eh, appunto, un altro eh, dato empirico che ci permette di eh, criticare eh, e almeno di non dare per scontata questa, eh, questo mito dei nativi digitali e questo eh, forte divario tra eh, i genitori e i loro figli è che in realtà i, i figli stessi, scusate, eh, riconoscono ehm, che i loro genitori eh, sanno usare Internet, soprattutto i papà, ancora una volta e quindi la, la il riconoscimento scusate, di, di una maggiore esperienza d'uso propria eh, dei genitori stessi. E, le percezioni eh, sulle nuove tecnologie e sul ruolo dei genitori si radicano poi fortemente anche in stereotipi di genere.